Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. È arrivato finalmente il momento del mio aneddoto. No, quale aneddoto? Cucuru e Vortu. Ma che cucuru e Vortu? Cucuru e Vortu. Ma no, nessun aneddoto. Era cucuru e Vortu. Ma no, ci sono altri ospiti. Giunta. Ma no. Insieme, guarda, una coppia bellissima. Sì, ma non è interessante, ti assicuro, ci sono altri ospiti. Che cucuru e Vortu. Luigi De Magistris, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Sindaco buongiorno, di Napoli. Dov'è in questo momento? Sindaco? Nell'ufficio. Nell'ufficio? Nel mio studio, sì. Perché lei lavora sempre, non sta a casa, o riesce a stare a casa un pochino, no? La sera quando torno tardi, chiaramente la notte, poi la mattina esco. Cioè, come prima, diciamo, non ha cambiato le sue abitudini? No, parecchio, mi manca molto il contatto con la gente di Napoli, con i ragazzi, i bambini, le persone, per stare per strada, quello mi manca come l'aria. Perché lei è sindaco di strada, di quelli che andavano certo. In giro. Sì, anche là, anche solo andare a bere il caffè al bar vuol dire fare il sindaco a Napoli. Esatto, certo. No, quanto manca proprio, ma sì, ma manca a tutti gli italiani, ma certo. A Napoli l'abbraccio fa parte proprio della vita di ogni giorno, stare un ungollanato. E stare... uno addosso all'altro, certo. uno un gol all'altro. Sì, era quello, infatti era per capirlo, insomma. E quindi, insomma, com'è la situazione a Napoli in questo momento? Come contagi ne abbiamo, ma per ora speriamo bene, non c'è l'effetto tsunami. Abbiamo cominciato anche un po' prima con le restrizioni, le scuole le abbiamo chiuse prima del governo, anche i cantieri, la gente tutto sommato, la grande maggioranza rispetta bene la quarantena, quindi per ora stiamo tenendo, anche sul piano dell'epidemia sociale ed economica c'è una grande rete di solidarietà. Senta, c'è stata un po' di polemica per quelle immagini in cui si è al mercato, si vedeva tanta gente in strada, lei ha detto che però insomma non era proprio esattamente così. Ma in tutta Italia ci sono dei casi di persone che escono, poi alcune città hanno una conformazione, Napoli è conosciuta, insomma è piena di vicoli, piazzette, rioni dove ci sono tante botteghe alimentari, in tanti bassi ci sono centinaia di persone, basta che esce uno per ogni famiglia e si crea un po' di contatto, insomma non ci sono assembramenti, ecco la gente cerca anche di mettersi le mascherine, se ce le dessero sarebbe meglio. Non ce le avete, sindaco? Ma le aspettiamo ancora, Protezione Civile regionale non le distribuisce, cioè siamo andati a prendere con la nostra capacità creativa, pur essendo vietato ai sindaci di muoversi autonomamente, ma noi l'abbiamo fatto. Dove le avete prese? È in due direttrici, un po' le aziende campane, perché sapete che poi c'è molta piccola impresa di grande competenza e professionalità in Italia e dalle nostre parti tanto, e poi grazie al rapporto ottimo con i cinesi, a cui demmo anche la solidarietà a gennaio, loro apprezzarono, ci stanno dando una mano. Ma sono sufficienti o no? Ma ripeto, le forniture dovrebbe fornire Protezione Civile Nazionale e Regionale, noi facciamo una cosa sostitutiva e stiamo facendo un lavoro importante. Pochi minuti fa ne abbiamo date 7.000 per esempio a farmacisti, medici e infermieri che non ne avevano, l'altro giorno l'abbiamo data ad altri, adesso stanotte ne dovrebbero arrivare 50.000. Ma lei ha capito se poi le mascherine servono o non servono? Perché non è chiarissimo, in alcune regioni sono obbligatorie, in altre no, servono per proteggere chi le mette oppure... anzi per proteggere gli altri da chi le indossa. Ma dipende pure dal tipo di mascherine, per esempio chi sta in prima linea FFP2 che sono quelle per appunto medici di pronto soccorso ed altri, poi ci sono quelle di rianimazione, le chirurgiche secondo me sono utili, non le hanno rese obbligatorie, ma secondo me la misura più importante è quella che si chiama distanza sociale o distanza fisica, ma credo che la mascherina in questa fase aiuta comunque. Cioè non sono obbligatorie ovunque perché non ci sono? Non ci sono, sono passati quasi due mesi, io non riesco a capire come un paese che è la settima potenza del mondo non riesce a produrre mascherine per tutti gli italiani, ma pure i tamponi, qua in Campania siamo la regione che fa meno tamponi, Napoli solamente 6.500 tamponi su 1 milione di abitanti, pensate un po'. Ma perché non ci sono neanche quelli, dice... Questo dovrebbe chiederlo alla regione. Al suo amico governatore De Luca lo possiamo chiedere. Lui si appassiona più di zeppole e pastiere, invece si dovrebbe appassionare di tamponi e posti letto. Beh, per le pastiere insomma ha dato anche le disposizioni ai cittadini. Impegnatevi a farle in casa, anche se non ho l'audacia di chiedervi di mangiarle pure, perché le prime saranno una sozzeria. Una posizione chiara. Ma io trovo veramente illogico che in Campania non si possa portare il cibo a casa, perché in condizioni di precauzioni sanitarie
farebbe in modo anche che scende meno gente per strada, quindi è una cosa assai utile. Non capiamo perché in Campania c'è questa disposizione. Ma lui ha firmato un'ordinanza per sospendere le consegne a domicilio? Sì, tutto. Lui poi fa la battuta della pastiera, ma in realtà ogni cibo è sospeso, non si può fare, non si può portare. Tra l'altro la nostra catena... La nostra catena di ristorazione sarebbe non solo disponibile a farlo, ma potrebbe anche fare il pranzo sospeso, cioè 5 che consegni, uno gratis a chi ne ha bisogno, per esempio. Però insomma, diciamo, adesso si parla della pastiera perché insomma è Pasqua, è tra pochi giorni, quindi il governatore dice niente domicilio, fatela a casa, invece lei sarebbe favorevole alla pastiera consegnata a domicilio. Non solo la pastiera, appunto, così, ma per qualsiasi cibo scenderebbe anche meno gente per strada e quindi si vedrebbero meno anche quelle forme, non dico di assembramento, ma di più persone in una piccola via. Ma neanche per esempio chiudono certe volte anche i locali, il panettiere che fa la focaccia, poi fa anche il casatiello, chiude per 5 giorni. Non penso che questo sia l'argomento centrale in questo momento. Ma lei la sa fare la pastiera a casa, sindaco? No. Purtroppo no, caro. Tua moglie la sa fare? Mia moglie se la cava, devo dire, mia madre era molto brava, mamma che non c'ho più, però insomma la pastiera mancherà, ma diciamo che adesso manca tutto, quindi la pastiera possiamo fare anche a meno. Sì, sì, ma quindi neanche la pizza si può consigliare a figlio? Ma nemmeno niente proprio. Niente proprio. Insomma, invece se fosse per lei lo mi pare di capire che... Come che, no? Che lo, assolutamente, che, sì. Che lo farebbe. Senta, e Pasqua Pasquetta come vi state preparando? Secondo lei in casa? Sì. Pasqua e Pasquetta rigidamente in casa perché dobbiamo continuare a stare a casa. Ma per diciamo il mare, le spiagge, queste cose qua il mare lo vediamo da lontano per chi non ha la casa vicino al mare. Sì. Chi abita vicino al mare ci ha raccontato storie che a Mare Chiaro non so, sono mai visti tanti pesci a mare. La natura si sta ripigliando quello che gli abbiamo tolto. Sì. Si sta ripigliando, che c'è, cioè, com'era la frase? Tutto quello che è nostro, ce lo dici tu che lo dici meglio. Si sta ripigliando tutto quello che è loro e che noi ci abbiamo tolto, l'aria pulitissima. Ieri c'era una luna sopra il Vesuvio che era di un romanticismo incredibile. Ieri c'era la superluna ieri sera. Ma sopra al Vesuvio, che è bellissimo. Come ti immagini questa estate a Napoli tu? Ma noi ci stiamo lavorando, un'estate all'aperto, con se poi ci saranno ancora delle precauzioni, ma faremo molte molte iniziative sociali e culturali all'aperto. Ma secondo lei si sta parlando tanto di fase 2, no? È giusto? È prematuro? Cosa ne pensi? No, è giusto pensarci adesso, è giusto pensarci adesso perché bisogna già programmare la ripartenza, perché c'è un'epidemia sociale ed economica che se non facciamo presto diventa contagio criminale. La criminalità arriva rapida, più rapida dello Stato, bisogna fare presto. E che cosa fa la criminalità prima dello Stato? La criminalità ha liquidità, non ha burocrazia, controlla il territorio e sa dove andare a bussare, quindi se non andiamo noi a sostenere chi ha bisogno, si presenta quello come benefattore, dice che vuoi 1.000 euro, te do 1.500, poi ci vediamo fra 3 mesi, poi lo farà con le aziende, lo farà con i negozi, lo farà con le società. Ma sta già succedendo? Avete aumentato i controlli in questo senso? Ma qua più che controlli di polizia, che immagino che fanno e che devono fare, qua è molto importante il ruolo del pubblico, Stato innanzitutto, e gli enti locali per quello che possono. A Napoli stiamo facendo molto, per questo non è ancora una questione di ordine pubblico e criminale. Abbiamo aperto questo conto di solidarietà comunale, il Cuore di Napoli, il Banco Alimentare di Mutuo Soccorso, cioè stiamo arrivando velocemente insieme alle reti di solidarietà civiche, religiose. Un grande lavoro con pochi soldi, però grande umanità. Senta, ma ha qualche problema, nel senso, con i capelli come fa? Perché ha visto che anche il presidente Mattarella ha segnalato questo problema. Come è? Vabbè, questo è un problema generale per maschietti e femminucce. Certo. Per ora ci arrangiamo, insomma, come dire, mettiamo magari un po' di gel, cioè per evitare che diventa una massa eccessiva. Cioè, il gel fra un mese saremo impresentabili, forse, ma non è il problema principale. No, certo, però insomma anche i piccoli, diciamo, piccoli problemi quotidiani sono un momento di vita. Quindi il gel per... Magari un pochino, per tenerli un po', non troppo. Io poi c'avevo da ragazzo i capelli molto lunghi, ricci,
E poi purtroppo adesso sono non ricci, sono meno e sono anche un po' grigi. Poi si gonfiano e magari stanno male. Quindi vabbè, no, però col gel mettiamo tutto... Un pochino, senza esagerare. Senta, ma che idea si è fatto invece sul calcio, il campionato, no? Si discute, ricomincia, non ricomincia, le sembra possibile? Si gioca d'estate. No, ma facciamo cominciare prima le attività che servono a rimettere in moto il paese, poi dopo si pensa al calcio, sinceramente. Anche se lo sport è fondamentale, lo sport tutto deve riprendere, ma non può essere il calcio l'emblema della ripartenza. Il calcio è importante, ma verrà appena è giusto che sia così. Senta, sindaco De Magistris, ma farà anche lei droni con la sua voce come ha fatto il sindaco di Messina, De Luca? No. L'altro De Luca, no? Perché so che appena, Cateno, il Cateno. Appena le dico De Luca, lei subito. Siamo circondati De Luca. C'era pure uno buono, però io qua che sta con noi, che lavora all'ufficio stampa. Vabbè, quello... No, ma no, questa cosa del drone no. No. Mi sembra inquietante, no? Sì, sì. E l'AF invece. Già abbiamo il lanciafiamme. Come? No, il lanciafiamme di. Alle feste di laurea con i carabinieri con lanciafiamme sono già cominciate. No. Ma no, l'idea di indicare il cittadino come il pericolo. Sì. Della salute mi sembra un po' eccessivo. Il cittadino sta facendo grandi sforzi in Italia. Pensiamo ai ragazzi, tenere i ragazzi un mese in casa, un 17enne un mese in casa è improbabile. Com'è la formazione di Casa De Magistris in questo momento? E io ho mia moglie, che è insegnante e fa lezioni da in videoconferenza come gli altri, e poi ho un figlio, Andrea, che sta all'università, secondo anno in giurisprudenza. E sta a casa con voi? E sta a casa. E ma ha dato esami in questo periodo? Sì, ha fatto un esame un mesetto fa, filosofia del diritto, e poi l'altro invece 16 anni, liceo classico, che fa la mattina anche lui le lezioni. E come fa? Ma non ce la fanno più. No, sono bravi, devo dire, non sono mai usciti. L'unica cosa, li ho mai visti così zelanti per andare a gettare la spazzatura la sera. Quella è straordinaria. Ma no, anche perché... Litigano a chi deve andare a gettare l'umido oppure l'indifferenziato, eccetera. Ma anche perché poveri, cioè, se vanno in giro, se scoprono che c'è in giro il figlio del sindaco, è un casino, magari invece... O sparano. Immaginatevi se il ceppo epidemico nasceva al sud, a noi ci mettevano il divieto di oltrepassare il Garigliano, i militari sparavano il primo meridionale che saliva, sindaco in testa, sparato. Invece insomma... Anche perché i tuoi figli non possono neanche andare a fare la spesa giorno, perché è proprio inverosimile che i tuoi figli vadano a fare la spesa. No, però veramente ricomincio a vedere come immagino tutti i ragazzi italiani in sofferenza, perché per un ragazzo di 16 anni, 20 anni non uscire... Non avete cani, Luigi? No. Niente. Adesso ci sono molti cani in giro, penso stanno mai acquistati tanti cani. Ha visto? Okay. Persone che come vedono un randaggio se lo prendono in adozione, è incredibile. Certo. Amore per i cani mai visto. Sindaco De Magistris, grazie, ci saluti il governatore De Luca se lo sente. Grazie, lo farò con affetto. Vediamo l'ora di tornare a Napoli. Arrivederci. Vi aspetto, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sindaco, grande amico e sindaco del governatore De Luca. Io ho un aneddoto a Posillipo.